Questa è la tunica del Nazareno. Forza, amici, chi tira il numero più alto se la prende. D'accordo. Ecco, così si adempiono le scritture. È scritto: si sono divisi i miei vestiti ed hanno tirato a sorte il mio abito. Sono uno dei ladroni arrestato insieme a Gesù. Odiavo i romani perché mi avevano arrestato e condannato a morte. I romani spogliarono Gesù che era sull'altra croce. Lo spogliarono delle vesti e lo derisero. Ma egli non rispose nemmeno. Io non capisco. Per me lui era un debole. Se era tanto grande, perché non ha liberato se stesso e me? Io volevo soltanto essere liberato, ma non lo ha fatto. E questo mi ha reso furioso. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Una volta raggiunto il luogo della morte, il Calvario, i soldati mettono a nudo il corpo di Gesù. Lo privano di tutto, persino della sua dignità. Gli è inflitta questa grande umiliazione e Gesù l'accetta, cosciente dell'offerta che sta per compiere. Se qualcuno dovesse comportarsi con noi come i soldati, sarebbe difficile non reagire. Anche il ladrone si ribella a Gesù, che sembra non voler soddisfare il suo desiderio di salvezza. Gesù, aiutaci a capire che la dignità di ogni uomo è più importante di ogni altra cosa. Insegnaci a non fare agli altri ciò che non vorremmo sia fatto a noi.